Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video parliamo di avvolgimenti e in questo caso di un avvolgimento al collo da dietro. Vi posso assicurare che questo tipo di presa fa molta, molta paura a tantissime donne, ma vi posso assicurare anche a tantissimi uomini, perché di solito si viene bloccati da dietro e da davanti qualcuno ti inizia a colpire o a dare dei pugni, ok? E quindi sarà importante fare cosa? Una reazione tempestiva, è fondamentale questa cosa per noi, reagire. Nel momento in cui lui mi viene ad avvolgere, ok? Che cosa succede? Che se lui mi aggrappa il collo e mi tira indietro, se io prendessi mano e facessi uno strangolamento, una volta che parte lo strangolamento è troppo tardi per poter reagire, ok? Allora che cosa possiamo fare? Guardate bene, mentre mi sta avvolgendo, io lo vedo il braccio, e mentre lo vedo, cosa mi costa fare questo? Guardate, girare il viso da dritto a seguirlo. Già il fatto di fare questa rotazione del viso, se lui deve stringere, stringerà sul lato del collo. E quindi io sento meno, sentirò la pressione ma non mi sento strangolare, e ho il tempo di respirare e reagire. Quindi, sono il frontale, mentre arriva giro il viso, ok? Con la mano destra lo vedo, lo tengo. Reazione, mano sinistra con il gomito, bam! Gomitata subito e respiro. Quindi, calma, ok? Mi viene a prendere, giro il viso, prendo la mano e gomitata. Quindi sono tre cose, uno, due, tre. Poi che cosa faccio? Guardate, faccio un cambio mano. Dalla destra faccio cambio con la sinistra. Siccome si è beccato la gomitata, io ho un attimo di tempo. Pochi secondi, ma ce li ho. Da questa posizione cosa faccio? Vado sotto, sono sopra, vado sotto, mano sulla spalla, ok? Da qui, bam, ginocchiata, gamba, da dietro. E qua vado a chiudere, do la mia pestata, do il mio calcio, faccio quello che voglio, ok? Per potermi difendere. Ve la faccio rivedere, rallentatore, mi prende. 1, 2, 3, ok? Cambio, prendo la mano, vado indietro sotto, prendo la spalla e ginocchiata. Da questa posizione, dopo che ho dato la ginocchiata, gamba da ostacolo che mi permette di farlo cadere per poi andarlo a chiudere. L'ultimissima volta voglio darvi particolare ancora in più, mi vieni a prendere, ok? Subito 1, 2, 3, guardate bene, adesso mentre vado indietro che ho fatto il cambio, l'ho agganciato, la ginocchiata dove la devo dare? La potete dare sia in viso che nell'addome, dipende. Guardate bene, così mi vedete cosa faccio. Dopo che si è beccato la ginocchiata qui o qui, guardate, da questa posizione la gamba deve entrare qua da ostacolo e spingere per farlo cadere. Entro, bam, entro, bam, quindi diventa una steccata con la gamba. Fondamentale perché vi può aiutare ancora di più a farlo cadere. 1, 2, 3, sotto, ginocchiata, ve la faccio vedere frontale, la steccata, entro e steccata, ok? Diventa molto molto potente. Spero che anche questo video ti sia stato utile, ti aspetto nelle prossime tecniche di avvolgimento. Ciao!